Buongiorno e bentornati. Il video di oggi è un video ricco di contenuti che richiederanno il vostro intervento. Cosa voglio dire? Voglio dire che gli spunti del video di oggi avranno bisogno di essere confermati oppure di essere smentiti attraverso i vostri commenti. Quindi anche oggi i protagonisti sarete voi. Mi raccomando, accorrete numerosi e scrivete qui sotto la vostra opinione. Di cosa parliamo oggi? Beh, intanto cominciamo da una questione molto delicata, cioè la questione della nostalgia. Come spiegavo nel mio video su Instagram, quello dove abbiamo parlato di jazz, abbiamo parlato di libri, tra una tirata di pipa e un goccio di whisky, ecco che la nostalgia arriva ogni tanto ed è una componente della nostra vita. In quel video spiegavo come essa venga spesso veicolata dalla musica, ma in questo caso i messaggi che mi sono arrivati in questi giorni, dei messaggi privati dei quali naturalmente non svelerò mai gli autori, riportano un senso di nostalgia nei confronti di Rino Gattuso, il nostro ex allenatore che l'altra sera fortunatamente ha vinto la Coppa Italia con il Napoli, ma io onestamente non mi sento di rimpiangere, non mi sento di avere nostalgia di Gattuso, io voglio guardare avanti, a parte che lo faccio, diciamo, così nella vita di tutti i giorni, è una mia prerogativa, ma anche in questo caso onestamente no, perché il sangue amaro io me lo sono fatto e immagino anche molti di voi sotto Gattuso per tanti motivi, magari alla fine aveva anche ragione lui, non dico di no, però in ogni caso le strade si sono separate ed è giusto che sia andato così. Un altro messaggio, un'altra serie di messaggi che mi sono arrivati privatamente sono quelli che riportano un confronto tra Ralf Rangnick e Marco Giampaolo, cioè da una parte mi scrivono, avevamo il maestro, adesso arriva il professore, non è che cadiamo dalla padella alla brace. Beh, onestamente metterli sullo stesso piano mi sembra complicato, ma non tanto per meriti da una parte o meriti dall'altra, ma proprio perché sono due figure diverse. Sono da una parte uno che viene a fare il manager e anche l'allenatore, dall'altra un allenatore che si è trovato al Milan con tutti i problemi generati da lui e generati da altri che ben sappiamo, quindi è un confronto che secondo me non sta in piedi. A proposito di Rangnick, ed entriamo qui nei temi di giornata, c'è la posizione di Paolo Maldini, perché ieri si discuteva sul fatto che Maldini uscirà dal Milan e si dovrà capire come fare per trovare una soluzione abbastanza elegante o sufficientemente elegante. Allora potrebbero arrivare delle comunicazioni relative a una separazione con tra Elliott e Milan, oppure Maldini potrebbe decidere di dare le dimissioni. Vedremo naturalmente a fine campionato che cosa accadrà. Per quel che riguarda Rangnick, in questi giorni si continua a elencare quelli che sono i suoi intoccabili del futuro, che è un gioco giornalistico piuttosto semplice, perché gli intoccabili di Rangnick sono sempre quelli che non andranno via, che non verranno ceduti per ovvi motivi. Tra questi c'è anche Donnarumma, la cui conferma al Milan sembra sempre più prossima, ma con lui ci sono Romagnoli, Hernandez, Benassi, Calhanoglu e naturalmente Rebic. Su Rebic tra l'altro si è parlato della possibilità di inserire André Silva nel discorso totale di scambio, e quindi André Silva rimarrebbe all'Eintracht e Rebic rimarrebbe al Milan. Su Rebic grandissima calma, ve lo dico sempre, aspettiamo e vediamo le prossime partite, a cominciare da quella di lunedì. Lunedì 19:30, stadio di Via del Mare, Lecce-Milan. E allora per lunedì ci sono due ballottaggi in corso, e sono quelli sulla tre quarti e sul terzino destro. Terzino destro, Pioli dovrà scegliere se utilizzare Andrea Conti oppure Davide Calabria. Sul ruolo di trequartista dovrà decidere se far giocare Bonaventura o far giocare Paquetà, insieme a Calhanoglu naturalmente e a Samu Castiglieco. Tra l'altro avremo un problema da un punto di vista dei centrali, perché in difesa avremo solo tre giocatori a disposizione, che sono Romagnoli, Kier e Gabbia, mentre Musacchio si è operato e quindi rimarrà fuori a lungo e praticamente credo non lo vedremo mai più con la maglia del Milan, a meno che questo suo intervento non possa in qualche modo influire sulla campagna acquisti, ma non credo. Musacchio verrà a mio avviso ceduto, essendo già, abbiamo capito, no, fuori dal progetto, mentre Duarte ritornerà tra una settimana, e quindi siamo contatti, speriamo che tutti stiano bene, almeno fino al fischio finale di Lecce-Milan. A proposito di trequartisti, oggi la Gazzetta dello Sport ci riporta un articolo, diciamo, di quegli inquietanti che piacciono tanto al tifoso milanista dotato di cilice, cioè i pochi gol arrivati dalla tre quarti, solamente 5 gol su 28 sono stati realizzati dai trequartisti, con ad esempio Castiglieco, Calhanoglu, Bonaventura, Paquetà, insomma tutti quelli che hanno giocato da quella parte, in quella zona di campo. Ecco, quindi questo è un problema. Quindi Milan dovrà trovare i gol in qualche modo. Per farlo punterà su Ante Rebic, che a detta di tutti, ormai di tutte le cronache, sarà titolare e punta di riferimento anche contro il Lecce. Non l'abbiamo potuto vedere con la Juventus, perché la sua partita è durata un quarto d'ora prima di quella follia che ci ha lasciato
lasciato in 10 uomini, lo vedremo lunedì. Sensazioni, speranze, che cosa ne pensate voi? Io credo che Rebic sia un giocatore piuttosto difficile da far giocare spalle alla porta. Credevo che Pioli optasse per la soluzione Leao, attaccante, se non con la Juventus, almeno con il Lecce. Invece pare che Leao non giocherà nemmeno contro il Lecce. Leao andrà in panchina e forse Leao andrà anche sul mercato. Infatti in questi giorni, in queste ore, si scrive della possibilità che Leao finisca per essere nella lista dei cedibili del Milan. Ora il punto è sempre quello: noi possiamo mettere chi vogliamo nella lista dei cedibili, ma quelli buoni sappiamo chi sono, e per questi si scrive anche sui giornali. Abbiamo sentito di Bennacer, di Teo Hernandez, di Romagnoli, di Donnarumma. Sinceramente su Leao non ho sentito nulla a riguardo di possibili club interessati, per cui è sempre il solito discorso, lo stesso che sì, noi mettiamo i giocatori sul mercato, poi dopo il fatto che qualcuno venga a prenderli è tutto un altro discorso, anche perché Leao è stato un investimento importante. Ieri abbiamo visto le cifre, l'altro ieri abbiamo visto le cifre, e quindi insomma capite bene che per non fare minusvalenza dovremmo cederlo a una somma che probabilmente in pochi potrebbero essere disposti a spendere. Chi rimarrà al Milan sarà sicuramente Teo Hernandez, il quale l'ha confermato anche attraverso le proprie dichiarazioni, così come aveva fatto Bennacer qualche giorno fa. Chi invece se ne andrà sarà molto probabilmente Davide Calabria, il quale è conteso, fra virgolette, da Fiorentina e da Bologna. Attenzione, come dicevo spesso, all'asse che può venire a crearsi tra noi e la Viola per tanti giocatori. Fiorentina che tra l'altro sembra interessata, in queste ultime ore è uscito, avrete sicuramente letto la notizia, di un possibile approdo di Thiago Silva in Viola, cosa che libererebbe probabilmente uno dei difensori centrali, non lo so, Pessella piuttosto che Milenkovic. Insomma, questi potrebbero andare via per l'arrivo di Thiago Silva, e lì attenzione, antenne dritte e fiutare bene l'affare. Vediamo le questioni di mercato in entrata. Perché? Perché è uscita un'indiscrezione relativa al fatto che la Juventus stava pensando due stagioni fa di acquistare Szoboszlai e di girarlo a Sassuolo facendo un'operazione simile a Demiral. La cosa poi non è andata in porto. Vi ricorderete che Szoboszlai era uno dei nomi sul famoso pizzino trovato e lasciato sul tavolo da Paratici. Per fortuna la cosa non si è concretizzata, quindi la Juventus continua a avere i suoi problemi a centrocampo e noi continuiamo a sperare che Szoboszlai venga al Milan, cosa che secondo me è più che fattibile, perché se arriva Rangnick, come vi ho sempre detto, mi aspetto che si porti dietro Szoboszlai. E invece molto più difficile, a mio avviso, la notizia circolata nelle ultime ore di un possibile interessamento del Milan su Naby Keita. Naby Keita è un centrocampista ex Lipsia che è passato al Liverpool e quando ha fatto il salto non è riuscito a inserirsi nei meccanismi di Klopp, un po' per infortuni e un po' perché il centrocampo che si è consolidato da parte della squadra campione d'Europa in carica non gli ha permesso di trovare spazi. Keita è un giocatore che può giocare quasi in tutte le zone del campo, può fare la mezzala, può fare il vertice basso, anche se non ha proprio proprietà di regista e quindi non ha ad esempio il lancio lungo, ma gioca molto sul corto, è molto dinamico e quindi riesce a coprire tante zone di campo e a farlo in maniera costante nel corso della partita, tant'è che nell'Ipsia ha giocato nel 4-2-2-2 spesso anche come uno dei due trequartisti. Tra l'altro 4-2-2-2, ieri guardavo un documentario sulla Francia campione d'Europa del 1984, ebbene quella Francia giocava proprio quasi con quel sistema, cioè giocava con il quadrilatero composto da giocatori meravigliosi come Tigana, come Gires, come Fernando e soprattutto come Michel Platini. Ecco, Naby Keita potrebbe essere il Fernandes di quella Francia, insomma, qualche piccolo riferimento. I problemi riguardo a Keita quali sono? Beh, ovviamente l'ingaggio, perché Keita guadagna 12 milioni di euro l'anno al Liverpool e questo può essere il primo ostacolo. Il fatto che poi, non lo so se i Reds effettivamente vogliano separarsi da questo giocatore, non sappiamo quali intenzioni ci siano, questi contratti, questi ingaggi così pesanti ovviamente vincolano i giocatori anche poi quando ci sono situazioni come queste dove l'inserimento è avvenuto in maniera complicata e ci sarebbe bisogno di andare da altre parti. Il caso Bakayoko insegna. A proposito di Premier League, avete sentito ieri la conferma ufficiale di Timo Werner che è andato al Chelsea. Cosa devo dire? Beati loro. Ultima notazione di mercato, l'agente Dragoschi, il portiere della Fiorentina, occhio sempre Milano-Firenze, ha detto che è troppo presto per parlare del futuro del suo assistito, ma in questo momento a noi interessa più che altro capire che cosa fare di Donnarumma. Ci poteva interessare anche capire che cosa faranno del fair play finanziario. Ieri la UEFA ha
ha lanciato un comunicato dove, diciamo, è sostanzialmente un enorme supercazzolo, dal quale si capisce poco, se non il fatto che per il biennio 2021 verrà fatta una media su quelli che sono i disavanzi, ma insomma sostanzialmente si capisce poco e soprattutto non si tiene conto, o perlomeno non è esplicitato il fatto di poter tener conto di alcuni fattori che a mio avviso sono importanti, che tra l'altro sottolinea anche Luca Pagni in un'intervista interessante a Milan News, dove racconta ad esempio il fatto degli stadi, cioè il mancato introito dal botteghino dovrebbe poter essere scorporato dal conteggio del fair play finanziario. In ogni caso per noi potrebbe essere una buona cosa, perché ci permetterebbe di avere un maggiore margine rispetto a quella che potrebbe essere poi, a quello che potrà essere l'accordo con la UEFA, e tutto ovviamente vincolato al fatto che ci si qualifichi per l'Europa League, perché se anche il prossimo anno non ci qualificassimo, non riuscissimo a ottenere la qualificazione, potremmo tranquillamente avere una stagione per fare ancora meglio da un punto di vista di bilancio, per poter discutere tranquillamente con la UEFA la posizione. Chiudiamo il video di oggi con due situazioni legate a due giocatori che sono diventati croce, come direbbe Paolo Bitta, del Milan. Il primo è Frank Kessié e il secondo è Suso. Frank Kessié, ieri, grande intervista, ha detto che il Milan deve fare di tutto per raggiungere l'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Non lo sappiamo a questo punto, come diceva giustamente qualche amico nei commenti, può essere la qualificazione all'Europa League a questo punto, perché l'obiettivo principale sapevamo quali erano, c'erano stati confermati da Maldini in un'intervista, cioè quarto posto, cioè migliorare il quinto posto dell'anno scorso, e vittoria della Coppa Italia. La seconda 9 e la prima 9 uguale, e quindi probabilmente che si riferisce alla qualificazione all'Europa League. Chiudiamo con il nostro ex fenomeno, il nostro ex idolo, il nostro ex giocatore migliore della rosa, cioè Suso, che oggi ha pubblicato su Instagram una foto dove non tiene conto del distanziamento sociale, si abbraccia con Deulofeu, ma che soprattutto non ha vissuto una buona ripresa di campionato in Spagna col Siviglia. Solo 15 minuti nella prima gara e meno di mezz'ora nella seconda, ha fatto due panchine, quindi è entrato da subentrato, non incidendo particolarmente, e speriamo ovviamente che Siviglia si qualifichi per la Champions League, in quel caso scatta automaticamente l'obbligo di acquisto per Suso. Quindi forza Siviglia, speriamo che riesca ad arrivare nei primi quattro in Liga, ci sono buone possibilità, adesso vediamo se l'Atletico Madrid va in rimonta, allora in quel caso potrebbe esserci qualche problema, ma confidiamo in Lopetegui, speriamo bene. Questo è quanto, adesso attendo i vostri commenti su tutta la carne che oggi abbiamo messo a fuoco, oggi grigliata mista. Nel frattempo mettete un like al video, iscrivetevi al canale e ci sentiamo alla prossima.